ritengo che potrebbe essere valutata dalla Presidenza l'ipotesi di riprendere magari alle 16, quindi con un'ora in più per consentire anche al Governo e ai relatori, come era stato anche suggerito da altri gruppi, di affrontare nel merito alcune questioni che restano sul tavolo, alcune questioni importanti da affrontare, con l'impegno di tutti però dalle 16 a riprendere i lavori con questa serenità e consentire quindi di proseguire secondo il calendario che ci siamo dati oggi, valutando nei prossimi giorni come affrontare i prossimi impegni che ci attendono, avendo le condizioni per lavorare bene insieme. Quindi manteniamo la disponibilità del Governo ad un dialogo, ad un confronto. Il ministro per le riforme Maria Elena Boschi dopo le forti proteste delle opposizioni in aula. Da giorni l'aula del Senato è un campo di battaglia e le opposizioni stanno tentando di tutto per portare la maggioranza alla trattativa. Ecco alcuni dei momenti più caldi delle giornate. La seduta è sospesa. Io solo, come ho già detto, non consentirò più nessuna allusione a né offese né insulti sul Presidente e su altre persone. Non sto nessuno, Presidente, sto parlando di noi parlamentari. No, non, io al primo accenno richiamo all'ordine, al secondo richiamo all'ordine, dopodiché ci sarà l'esclusione, la censura e poi l'esclusione dall'Aula. Questo è lo spettacolo che state dando e questo è giusto che i cittadini conoscono. Non sospendo l'aula, voglio che tutti vedano. Senatore, questore. Si è fatto male, c'è uno che si è fatto male, il Presidente. C'è uno che si è fatto male. Sospendiamo l'aula, mi si dice che qualcuno si è fatto male. Sarete responsabili anche di questo. Nel corso della mattinata il Movimento 5 Stelle ha messo un bavaglio per protestare contro la conduzione di Piero Grasso. Non parteciperemo più ad alcun lavoro e non veteremo più nessun emendamento, hanno fatto sapere i grillini, e anche la Lega Nord ha poi abbandonato l'aula. Ho utilizzato la mia prima assenza dall'aula per venire incontro a quell'invito che da più parti è venuto anche dall'aula, di cercare di invitare i senatori dell'opposizione a rientrare in aula, e vedo con piacere che hanno accolto questo invito, perché sono convinto che per le riforme elettorali c'è bisogno del contributo di tutti. Ma voi pensate, un partito come la Lega, che ha lottato 20 anni per le riforme, si trova a discutere di una riforma costituzionale con 1 ora e 28 minuti. Dopodiché tutto si chiude e non si può più nemmeno intervenire. Secondo noi nemmeno i regolamenti di condominio si possono cambiare in questa maniera, con forzature enormi del regolamento e della Costituzione. È uno scandalo, la Lega non può partecipare. Manifestazioni di piazza, oltre a quelle che abbiamo già deciso, che non sono delle vere e proprie manifestazioni, ma è un portare ai cittadini quello che accade qui dentro, saranno regolarmente decise sulla piattaforma beppegrillo.it, la votazione è passata, luoghi e date sono ancora incerti. Le opposizioni hanno confermato di non essere interessate ad entrare nel merito della riforma costituzionale, hanno solo tentato di impedirci di farla. Ora mi auguro che potremo raggiungere l'obiettivo di approvarla prima della pausa estiva. Ci sono i dissidenti che sono conosciuti, ce ne sono in tutti i partiti e esprimono alla luce del sole, da Mineo a Minzolini, la loro opinione diversa. Ci sono un po' di franchi tiratori che col voto segreto cercano di rallentare il corso della riforma e anche questi sono distribuiti equamente in tutti i partiti.